Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Continuiamo come abbiamo fatto in tutti questi giorni, all'inizio di ogni celebrazione, di vivere in comunione con quanto sta più a cuore a Papa Francesco. Ogni mattina ci sta donando un'intenzione di preghiera particolare da affidare al Signore. Oggi ha voluto pregare per tutti gli anziani, soprattutto le persone più sole, gli anziani che sono nelle case di riposo, proprio perché spesso sono attanagliati dalla paura di morire da soli. E sottolineava come queste persone sono in fondo le nostre radici, sono la nostra storia. Sono loro che ci hanno dato la fede, la tradizione e il senso di appartenenza a una patria, a una comunità. E allora preghiamo per tutti loro perché il Signore sia loro vicino in questo momento così difficile per loro in un modo speciale, ma anche per tutti quanti noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che nella liturgia pasquale ci dà la gioia di rivivere ogni anno la resurrezione del Signore, fa che l'esultanza di questi giorni raggiunga la sua pienezza nella Pasqua del Cielo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te e con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro, insieme a Giovanni, disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del Tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. A lui cantate, a lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, e lui, il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per 1000 generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, gli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. La liturgia ci presenta nel brano del Vangelo l'esperienza dell'apparizione del risorto ai 2 discepoli di Emmaus. Sono sconsolati, fanno da ritorno a casa e discutevano sulla fine delle loro attese. Il Maestro è morto, la speranza è morta. Sono tristi nel loro cuore.
In questo racconto vediamo come Gesù sia già dall'inizio insieme con loro, anche se non lo riconobbero. Ecco, vediamo che Gesù si fa compagno di cammino, compagno di viaggio. Per questo aprì loro gli occhi e a vedere i frutti della risurrezione. Quanto è accaduto anche nella prima lettura, nell'esperienza di Pietro e Giovanni, attraverso la guarigione di questo storpio, che entra nel Tempio per lodare e acclamare al dono di Dio. Ecco, anche noi oggi siamo nella tempesta e come i discepoli anche noi ci poniamo in questo cammino. L'esempio di Emmaus ci rivela come Gesù si ponga anche oggi accanto a noi. Si fa compagno di viaggio, di strada, e ci apre in questo cammino gli occhi sulla verità, con la sua parola viva, forte, efficace, piena di grazia, e nella carne dei poveri, delle persone, di quelle che vivono l'esperienza del dolore, della malattia, del virus, ma anche nell'esperienza di chi vive con drammaticità questi momenti, non soltanto qui in Italia, ma anche nel mondo intero. Ecco, dietro al risorto, e questa è una sicurezza della speranza, non ci perderemo mai. Il Signore ci chiede di farci compagni di strada, insieme con gli altri e per gli altri, per camminare insieme. Tante volte anche noi, come discepoli che andavano da Gerusalemme ad Emmaus, ci troviamo a camminare delusi e con il cuore appesantito dalla tristezza. Con fiducia rivolgiamo la nostra preghiera al Signore Gesù, nella certezza che Egli stesso è la risposta alle attese di ogni uomo. Per questo gli diciamo insieme: Signore, nostra speranza, rimani con noi. Signore, nostra speranza, rimani con noi. Signore Gesù, assisti col tuo Santo Spirito il Papa e i Vescovi, perché sappiano discernere con sicurezza le vie sulle quali condurre la Chiesa del nostro tempo. Ti preghiamo. Signore, nostra speranza, rimani con noi. Signore Gesù, spesso siamo smarriti e angosciati davanti ai drammatici eventi della storia. Non lasciarci mai mancare i segni della tua benevolenza, e fa che la tua pace si diffonda fino agli estremi confini della terra. Ti preghiamo. Signore, nostra speranza, rimani con noi. Signore Gesù, nella prova e nel dolore, la tentazione e lo scoraggiamento spesso ci fanno vacillare. Donaci la luce della fede per cogliere la tua presenza anche là dove tu sembri assente. Ti preghiamo. Signore, nostra speranza, rimani con noi. Signore Gesù, fa che dopo aver accolto il dono della tua parola sappiamo riconoscerti negli umili segni del pane e del vino, per divenire gioiosi e audaci testimoni del Vangelo della risurrezione. Ti preghiamo. Signore, nostra speranza, rimani con noi. Signore Gesù, continua a percorrere con noi la strada che da Gerusalemme conduce a Emmaus. Sciogli i nostri dubbi, dissipa le nostre paure, ricolmaci del tuo Santo Spirito affinché con la testimonianza della vita possiamo annunziare a tutti le opere meravigliose del tuo amore. Tu che hai risorto dai morti, vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Gesù possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, e riprendiamo su di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Padre Santo, il sacrificio della nostra redenzione, opera in noi la salvezza del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, ma soprattutto esaltarti, in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta esultante l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua gloria. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno della resurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo.
Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Domenico e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con la preghiera che Gesù ci ha consegnato eleviamo al Padre la preghiera di figli, dicendogli insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Quella che illumina ogni uomo.
Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, questa partecipazione al mistero pasquale del tuo Figlio ci liberi dai fermenti dell'antico peccato e ci trasformi in nuove creature, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace, alleluia, alleluia. Prendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. Gesù Cristo è il Signore, il vivente, il Salvatore. Gesù Cristo è il Signore, il vivente, il Salvatore. Conoscete voi l'opera di Dio, quello che ha fatto in mezzo a noi. Cristo è il Signore. Come consapevole